Per me sono giorni terribili e ieri ancora di più con quello che è successo. Domani mi giudicheranno e mi sento sola, non potendo parlarti. Sei il mio amore grande. Sono le 20 del 3 ottobre 2023. Manuela Bianchi invia un messaggio al suo amante, Luis da Silva. Luis legge il messaggio seduto sul divano di casa sua. Tra di loro c'è solo un muro a separare gli appartamenti, poiché vivono uno accanto all'altra, sullo stesso pianerottolo, nella stessa palazzina. L'uomo risponde immediatamente. «Mi spiace veramente. Stavo pensando anche a questo per domani. A che ora sarà?» Sembra un normale scambio di messaggi affettuosi tra le due persone che si vogliono bene e si supportano a vicenda. Solo due ore dopo, nei garage dello stesso condominio, in via del Ciclamino 31 a Rimini, Pierina Paganelli, suocera di Manuela Bianchi, sarà brutalmente assassinata con 29 coltellate. È un massacro. I sospetti si sono subito concentrati sulla coppia di amanti. Pierina aveva scoperto che la nuora tradiva suo figlio e probabilmente sarebbe presto venuta a conoscenza anche dell'identità dell'amante. Aveva parlato della situazione con le amiche e aveva persino sollevato la questione con i confratelli della sala del regno dei testimoni di Geova, frequentata sia da lei che dalla nuora. Gli anziani della congregazione erano in procinto di riunirsi il 4 ottobre per decidere le sorti di Manuela all'interno della comunità religiosa, con il rischio di espulsione per adulterio. Questo è il motivo per cui Manuela aveva confidato a Luis di temere il loro giudizio. Gli inquirenti ipotizzano che il movente del delitto sia proprio la volontà di Luis di eliminare una testimone scomoda. Una volta scoperto il nome dell'amante della nuora, Pierina avrebbe sollevato un polverone, avvertendo sia suo figlio che Valeria Bartolucci, ignara moglie di Luis. Ma ci sono numerosi altri indizi. In questo contesto era prevedibile che la svolta nelle indagini sarebbe arrivata presto, e così è stato. Dopo quasi 10 mesi di indagini approfondite, Luis è stato arrestato. Per gli inquirenti lui è l'autore dell'omicidio della pensionata la sera del 3 ottobre. Nell'ordinanza di custodia cautelare sono ricostruiti in dettaglio i momenti della tragedia, dal possibile movente all'aggressione mortale, che è durata solo 11 secondi con 3 pugnalate al secondo, in una furia cieca. Tornando alla chat tra i due amanti, lo scambio di messaggi su WhatsApp è continuato fino alle 21:25. Poi c'è stato un silenzio di 50 minuti fino alle 22:15, circa l'orario del delitto. A quell'ora Manuela gli scrive «Buonanotte, tesoro bello come il sole». Luis non risponde ai messaggi di Manuela. Il suo ultimo messaggio inviato è alle 21:41 a un collega. Non risponderà neanche ai 3 messaggi inviati tra le 23 e le 23:05. Alle 21:44 regola il volume degli auricolari. Alle 22:38 l'applicazione contapassi del suo telefono registra un movimento limitato a pochi metri. Per l'accusa, Luis era già rientrato a casa dopo l'omicidio avvenuto alle 22:13. Il telefono, per evitare di lasciare tracce, era stato lasciato nell'appartamento. Pierina, come è noto, tornava dalla preghiera del lunedì. Dopo aver parcheggiato l'auto nel box, si stava dirigendo verso l'ascensore quando è stata aggredita con un coltello. Appena aperta la porta, l'assassino l'ha affrontata, costringendola a stare spalle al muro. L'anziana ha avuto il tempo di vederlo in faccia prima che venisse colpita. Ha cercato di difendersi disperatamente, gridando e alzando un braccio, ma non è riuscita a resistere. Nelle mani aveva un vasetto d'olio e una vaschetta di verdura, il che indica che stava per cenare. Dopo averla massacrata di coltellate, l'assassino le ha strappato la gonna, la sottogonna e le mutande, forse per umiliarla ulteriormente. Ritornando al movente del crimine, l'ordinanza del magistrato sottolinea che le indagini hanno palesato la forza della relazione sentimentale che univa, come unisce ancora oggi, Manuela e Luis.
La preoccupazione del Da Silva di tutelare se stesso e l'amante fa emergere il movente dell'omicidio sotto vari aspetti. Il timore che tale scoperta avesse delle ripercussioni familiari, sia per Manuela, che sarebbe stata allontanata da casa, sia per il proprio rapporto coniugale con la moglie Valeria, la quale, lo ribadiamo, era stata ignara di tutto, che sarebbe stato definitivamente compromesso. Ma anche il timore che Manuela venisse dissociata dalla congregazione. Timori e preoccupazioni che, con l'uccisione di Pierina, sarebbero svaniti con un colpo di spugna. Tutto sarebbe ritornato al suo posto e Da Silva avrebbe potuto proseguire la relazione clandestina con maggiore serenità e al contempo salvaguardare il rapporto coniugale con Valeria, donna che gli dava sicurezza economica e affettiva. L'uomo, infatti, aveva l'obbligo di mantenere il figlio di 2 anni rimasto a vivere in Senegal. Se la moglie avesse scoperto il tradimento, sarebbe stato costretto a mantenere anche lei. La paura che la relazione illecita venisse scoperta non è l'unico indizio contro Luis, ce ne sono altri. Il 4 ottobre, gli inquirenti hanno intercettato Luis e Manuela nella sala d'attesa della questura. È chiaro che Manuela sospettava del suo amante. Nonostante ciò, sia pubblicamente che davanti ai magistrati, i due si sono presentati come una coppia unita e solidale. Dopo l'interrogatorio, Manuela, in lacrime, gli ha detto: «Mi hanno fatto subito il tuo nome, mi hanno spogliata nuda, mi hanno tolto tutto». Luis l'ha accarezzata per consolarla, poi si è appoggiato pensieroso sui gomiti, appoggiati sulle ginocchia. Durante quell'interrogatorio, Luis ha dichiarato di aver toccato il cadavere di Pierina per verificare se fosse ancora viva, ma nessuno ha confermato questa affermazione. Il sospetto è che lo abbia fatto per proteggersi nel caso in cui fossero state trovate le sue impronte o il suo DNA sulla vittima. «Tu l'hai toccata? Io non ho visto», gli ha chiesto Manuela in sala d'aspetto. I sospetti e le tensioni non hanno placato i bollenti spiriti dei 2 appassionati amanti, che si sono incontrati segretamente altre volte dopo il delitto. Passiamo ora agli indizi. A incriminare ulteriormente Luis ci sono anche le immagini della telecamera di sorveglianza di una farmacia, che alle 22:17 ha ripreso una figura compatibile con il senegalese mentre si dirige verso il portone del Civico 31. Questa sequenza è stata ricostruita utilizzando un figurante con le stesse caratteristiche fisiche e somatiche di Luis. Il risultato è stato sbalorditivo e ha confermato che quella figura sospetta potrebbe effettivamente essere Luis, l'unico uomo di colore residente nel condominio di Via del Ciclamino. Per quanto riguarda l'arma del delitto, gli inquirenti scrivono: «Si può ipotizzare che l'assassino possa aver gettato il coltello nei bidoni della stazione ecologica, oppure che se ne possa essere disfatto gettandolo nella vegetazione del parco del villaggio San Martino, o, ancora, che lo abbia nascosto in un tombino». E poi ci sono le omissioni e le bugie. Luis è stato ripreso dalla telecamera della farmacia anche prima del delitto, alle 19:26. Indossando una maglia bianca, una tuta grigia e un paio di scarpe nere con la suola bianca. Il 7 ottobre, quando gli investigatori sono andati a casa sua per prelevare gli indumenti che indossava il 3 ottobre, Luis ha fornito altri vestiti. Inoltre, nei giorni successivi al delitto, ha lavato le scarpe nere con la suola bianca. Questo particolare è emerso da un'intercettazione telefonica con la moglie, che ha rimproverato il marito per aver messo quelle scarpe in lavatrice senza avvisarla. Gli inquirenti annotano: «Non solo quelle scarpe furono lavate, ma Luis fece ciò di nascosto dalla moglie». Anche l'alibi di Luis non regge più. Luis ha affermato di essere rimasto a casa tutto il tempo a guardare un film su Netflix, ma la visione è stata interrotta alle 22:06, 7 minuti prima dell'omicidio. Sua moglie, Valeria, ha confermato l'alibi, dichiarando che era già a letto e che avrebbe notato se il marito fosse uscito di casa. Gli inquirenti hanno una visione diversa della situazione. Il dormiveglia della Bartolucci fu profondo, visto e considerato che non vide né udì il marito che era andato sul balcone a mandare messaggi audio.
Valeria stessa ha confessato a un'amica che, quando dorme, non si sveglia nemmeno se danno fuoco al letto. Prima di uccidere Pierina, Luis l'ha spinta contro una parete. Ora è lui ad avere le spalle al muro.